Credo e spero che il 2018 sia un anno molto importante per la mobilità cittadina. Il progetto più importante è sicuramente l'avvio della linea C. Abbiamo presentato in questi ultimi giorni del 2017 i primi autobus elettrici. Nelle prossime settimane cominceranno anche gli interventi in città e dalla fine di gennaio, al massimo i primi giorni di febbraio, questa nuova linea a servizio del centro e della parte più centrale della città prenderà servizio con un orario esteso fino a mezzanotte. E soprattutto, come ho detto, con i pullman elettrici. Avete già visto le pensiline smart, ma insomma gli interventi saranno numerosi, ci sarà anche una campagna di promozione. Credo un forte miglioramento per il trasporto pubblico cittadino. Quanto di più possa fare un comune e la sua azienda con le risorse disponibili, abbiamo scelto quest'anno ovviamente di realizzare un progetto comunque molto ambizioso. Spero che, credo anche che il 2018 sia un anno importante per la ciclabilità. Noi ci abbiamo provato, ce l'abbiamo messa tutta. Inaugureremo, penso nel corso dell'anno, realizzeremo e inaugureremo la ciclabile che da Seriate arriva fino alla clinica Gavazzeni al sottopasso della stazione, passando dalla Fiera e da Via Lunga, un'opera finanziata col bando periferie. Abbiamo previsto interventi nel centro cittadino di raccordo tra diverse ciclabili, in particolare in via Fantoni, via Angelomai, via Paleocopa, e sappiamo quanto è difficile realizzare piste ciclabili nelle strade del centro, ma crediamo che questo possa servire per dare una svolta alla ciclabilità in ambito cittadino. Vi sono poi i cantieri di quest'estate sul tema della sicurezza pedonale, un argomento per il quale l'amministrazione si è sempre dimostrata, io credo, molto sensibile. Ci sono interventi di messa in sicurezza nella zona di via Bersaglieri, i nuovi semafori pedonali, il marciapiede fino a Gorle e altri interventi in numerosi passaggi pedonali della città per la realizzazione di semafori a chiamata, un tema sicuramente su cui l'assessorato alla mobilità, insieme ai lavori pubblici, ha sempre mostrato grande impegno. E per non farsi mancare nulla, tra i tanti interventi invece legati alla soluzione di nodi critici della viabilità, credo molto atteso e importante l'intervento su Via Autostrada, il pezzo in uscita dalla città in corrispondenza del benzinaio e dell'Hotel Città dei Mille. Lì un parziale allargamento della carreggiata consentirà probabilmente di risolvere in maniera molto importante la strettoia e l'imbuto che fino ad oggi ha sempre causato profondi disagi e code in uscita dalla città, soprattutto negli orari di punta. Quindi ce n'è un po' per tutti, massimo impegno sul tema sicurezza pedonale, ciclabilità, linea C, trasporto elettrico e trasporto pubblico, anche risorse ovviamente per risolvere alcuni nodi critici del traffico e della viabilità cittadina.